Qualcuno in passato ha pensato di ridurre le rappresentanze politiche per fare cassa, probabilmente senza considerare gli effetti collaterali. Decisione figlia del populismo e del continuo sospetto che qualcuno sia lì, nei palazzi del potere, per fregare il prossimo. Un'onda cavalcata da coloro che volevano a chiacchiere cambiare il mondo. Una soluzione, purtroppo come tante altre, che sicuramente non ha dato i frutti sperati, anzi ha creato dei solchi nell'interesse dell'isola. Vuoti di potere e di rappresentanza, infatti molte zone della Sicilia non hanno riferimenti politici del territorio. La Sicilia ha bisogno di particolare cura quotidiana, non di messaggeri che di tanto in tanto si fanno vedere con risultati minimi. Ecco allora la consapevolezza di chi ci governa. Abbiamo bisogno di figure che possano dare risposte immediate e confortare quelle popolazioni praticamente quasi abbandonate a se stesse. La legge che darà la possibilità ai comuni dell'isola di avere un assessore in più e un altro consigliere nei municipi è molto importante, considerando la mole di lavoro che viene svolta nel servizio dei cittadini. Per esempio, ci auguriamo che le province sacrificate, come detto, sulla bilancia del risparmio, possano tornare ad essere funzionali per la gestione diretta dei territori di rappresentanza. Bisognerà in futuro evitare accentramenti di responsabilità, perché esperienza insegna porta a perdite di tempo intollerabili. Le risposte dei protagonisti in ogni ruolo rivestito è sempre lo stesso, di non riuscire a risolvere o a occuparsene perché ci sono troppi impegni.